con il numero 1 Zubizarreta, 2 Thomas, 3 Camacho, maglia rossa con calzoncini blu. Cominciata la partita, Bellumi. L'apertura per Mansuri. È intervenuto sulla sfera Salinas che scatta. Il controllo di Mitchell, raddoppio di marcatura su di lui. E palla che è stata toccata per ultima proprio da Mitchell. Rimessa in gioco dunque da parte della squadra algerina. Se ne incarica l'estremo difensore Dridd. La partita è cominciata alle 12 locali, e cioè nell'ora più calda della città più calda del Messico. La temperatura è di 37 gradi. Lo stadio, per la cronaca, è completamente scoperto, sicché ci rendiamo conto anche noi della sauna alla quale sono costretti i giocatori. Ancora un passaggio in avanti per Salinas. Calderen. Da Victor in avanti a Salinas, recupero della squadra algerina. Il controllo di Bellumi, era tallonato ancora da Calderay, il passaggio indietro da parte di Megaria. Rimessa in gioco di Dridd per Mansuri, difensore laterale sinistro. Maroc ancora Mansuri. Indietro per Dridd. Primo piano per l'estremo difensore algerino che ha 29 anni. Megaria. Il passaggio a Kuriki. Manovra orizzontale di disimpegno da parte della squadra algerina. Megari aveva accennato lo scatto, il passaggio a Zidane. Lo scatto ancora da parte del terzino Mansuri, rinviene su di lui Thomas. Terminano a terra i due e il fallo è stato commesso dal giocatore algerino, punizione già battuta. Gallego. Francisco è l'ispiratore e il regista del gioco spagnolo. Camacho. Passaggio a Goicoechea. Alle sue spalle c'è Gallego, il lancio di Goicoechea per Salinas. Rinviene su di lui nel tackle scivolato Kuriki, rimessa in gioco spagnola. E notiamo che è Camacho che andrà a eseguire questa rimessa in gioco, è tornato per questa partita nella posizione d'origine di quando aveva cominciato a giocare a calcio di terzino. Era stato impiegato in precedenza in questo mondial nel ruolo ormai per lui abituale di difensore centrale. Buon disimpegno da parte di Zidane. Era intervenuto su di lui Mitchell, vediamo la decisione dell'arbitro, c'è un piccolo battibecco fra i due, calcio di punizione per la squadra spagnola, il fallo era di Zidane. Ma si tratta semplicemente di una rimessa in gioco, non ha ritenuto fallo questo episodio di gioco il direttore di gara, che ricordiamo è il giapponese Takada. Un'incursione di Butragueño e la respinta da parte di Guendouz. Ancora una rimessa in gioco da parte della squadra spagnola. Se ne incarica il terzino Thomas. Colpo di testa di Salinas. Zidane. Controllo di Maroc. Il lancio in avanti per Arcuc. Arcuc ha commesso fallo, calcio di punizione per la squadra spagnola. Il contropiede è una caratteristica del calcio nordafricano, del Marocco come dell'Algeria, ne avete visto un esempio qualche istante fa. Un
un lancio fuori misura della squadra spagnola per la rimessa in gioco da parte della formazione algerina. Questo stadio tecnologico ha una capienza di 34.000 posti. Sono presenti sugli spalti circa 20.000 spettatori con larghissima prevalenza spagnola. Ancora la palla che su segnalazione della guardalinea è terminata oltre la linea del fallo laterale, rimessa in gioco spagnola. È stata effettuata in posizione troppo avanzata e il giocatore della squadra spagnola, Francisco, ha ceduto il compito a Camacho. Controllo di Victor, Goicoechea, Francisco, davanti a lui Bellumi, l'altro regista. Ancora Francisco, rinviene su di lui numero 8, Maroc, Camacho, ancora Francisco, Victor, il cross e il tiro da parte del numero 21 della squadra spagnola, e cioè per l'esattezza Mitchell, un tiro deviato pericoloso per Dritt. Passaggio indietro di Curichi in direzione di Guendouz. L'apertura per Mansouri. Lancio in avanti per Zidane, il controllo di Thomas. Ancora la Spagna in avanti con Victor, ma riparte subito la squadra algerina con Maroc. Bellumi, Maroc. L'apertura per Mansouri. 6 minuti nel primo tempo, 0-0 fra Spagna e Algeria. Ancora Maroc. Majer. Majer è uno dei giocatori più quotati del calcio africano. Bellumi. Il cross in direzione del numero 13 Arcook e la palla che è terminata ben alta sopra la traversa. Primo piano per l'estremo difensore della Spagna, e cioè per Zubizarreta, 24 anni, portiere dell'Atletico Bilbao. Un lancio in avanti per Victor, anzi per Camacho. Lo scatto da parte di Camacho. Su di lui c'è Cacisside che ha messo la palla in fallo laterale e rimessa in gioco spagnola. Butragueño. Lo scatto di Butragueño, ha cercato il cross ma gli ha messo la palla in fallo laterale il difensore laterale destro Megaria, numero 20. Il direttore di gara, il signor Shizuo Takada, risiede a Tokyo, ha 39 anni ed è arbitro internazionale dal 1985. Ha partecipato al campionato mondiale giovanile dell'anno scorso in Unione Sovietica. Calcio d'angolo dunque per la squadra spagnola dopo 7 minuti. La respinta della difesa centrale algerina. Il recupero di Gallego, in avanti per Thomas, pescato assieme a Salinas in posizione di fuorigioco. Per la cronaca, ieri dopo la partita Inghilterra-Polonia, alcuni colleghi hanno avvicinato Zibi Boniek che ha dichiarato: è stata una giornata nerissima per me come polacco e come giallorosso. Ero venuto a Roma con la speranza di giocare in campo internazionale, ma evidentemente è destino che non possa farlo. Mi sento legato a Roma e alla Roma comunque e non penso neppure lontanamente di lasciarla. All'attacco ancora la squadra algerina. Zidane ha fallito lo stop, riparte Francisco. Lancio in avanti per Salinas, questa volta in posizione regolare. Salinas ha cercato l'ultimo dribbling, ha terminato a terra, poteva forse tirare. Calderè. Butragueño. Salinas non si chiude il triangolo, respinge la difesa centrale algerina. Maroc ha ceduto palla a Majer.
Capitane. Arcuc. Un lancio in avanti, la respinta da parte di Francisco. Da Megari a Bellumi. Arcuc, Bellumi. Zidane è contrastato da Victor. Ancora Zidane indietro a Maroc. Lancio in avanti per Bellumi, rinviene su di lui senza difficoltà Goico Icea. Nella squadra algerina, contrariamente alle previsioni, è l'unica punta fissa e il giocatore Arcuc, numero 13. Zidane, un altro attaccante, parte da posizione più arretrata. Rimessa in gioco della squadra spagnola con Calderè. Indietro a Camacho, tornato al ruolo di terzino. Francisco. Il lancio è per Salinas, la respinta di Mansuri. Zidane, come vedete, arretrato. Il passaggio a Bellumi. Il modulo dell'Algeria dunque in questa gara è 4-5-1, unica punta Arcuc. Majer, l'uomo di maggior classe della squadra con il numero 10 Bellumi. Aveva tentato lo scatto e il giocatore Quinduz, rimessa in gioco da parte della squadra algerina. Maroc, lo scatto di Maroc. Il cross di Megaria in direzione di Bellumi è stato toccato duro ma involontariamente, crediamo, da Thomas Bellumi, che è rimasto a terra. Il lancio in avanti per Salinas, scatta intanto Thomas in sovrapposizione. Ancora Salinas, azione personale, aveva tentato di liberarsi del numero 16 Mansuri, è terminato a terra, calcio di punizione crediamo per la squadra spagnola e tendenza forse a individualizzare troppo l'azione da parte di questo numero 19 Salinas, che è la seconda punta della Spagna assieme a Utragueño. Assistiamo alla ripetizione. Un fallo netto da parte del giocatore Mansuri su di lui. Intanto Salinas è rimasto ai bordi del campo a terra. Punizione già battuta. La respinta di testa in calcio d'angolo di Megaria. Megaria è il giocatore terzino numero 20 che vedete al centro dei teleschermi. Ancora un altro corner per la squadra spagnola, se ne incarica Calderè. La parata di Dritz, la respinta da parte di Maroc, ma intanto era stato commesso fallo su Dritz e ovviamente questo gol non è valido. Sia l'Algeria che il Marocco, per motivi, per così dire, storico-sportivi, sono nazionali di scuola francese e questo minimo comun denominatore si nota nella fase offensiva del gioco, che oltre la metà campo esprime rapidità, brio, quegli 1-2 tipici del football transalpino. La differenza, tutto sommato, è che nella fase iniziale della manovra i marocchini, che sono guidati, ricordiamolo, da un tecnico brasiliano, e si affidano ad un palleggio più sornione, più elaborato, fatto apposta per ipnotizzare, se ci è concesso questo verbo, l'avversario e per poi colpirlo in contropiede. Il gran caldo comunque di oggi, e ci giunge un dato ufficiale che 31 gradi con umidità relativa del 65%, ma poco fa i gradi erano 37, fa sì, dicevamo, che la squadra algerina non possa, al pari di quella spagnola, esprimere un ritmo particolarmente elevato. È rimasto ancora a terra, e lo vedete sui vostri teleschermi, il portiere algerino Dritz. Dritz è uno dei giocatori della squadra algerina che non militano, e sono tanti, nel campionato francese.
milita nel campionato algerino nella squadra dell'MP Oran. È un estremo difensore di 29 anni. Intanto abbiamo assistito alla ripetizione dell'episodio nel quale si è infortunato il portiere. Dovrebbe comunque poter rientrare in campo perché dalla panchina non è partito per il momento in fase di riscaldamento il portiere di riserva della squadra algerina. Intanto siamo giunti al 14° minuto del primo tempo, il punteggio è di 0-0 fra Spagna e Algeria, ma ovviamente si dovrà recuperare parecchio tempo a causa di questo infortunio di Dries che finalmente comunque si è rialzato. 4 anni fa nei mondiali di Spagna il portiere dell'Algeria, ed era stato meritevole in quell'occasione, si chiamava Cerdà, ma è stato escluso anche dalla rosa dei 22 proprio alla vigilia dei mondiali. È pronto a riprendere il suo posto finalmente il numero 1 dritta. Primo piano per il direttore di gara il giapponese Takada. Rincorsa di Megaria. Ha ceduto il compito della rimessa allo stesso dritta. Salta Bellumi, è saltato anche Victor, respinta di Camacho. Zidane, Bellumi, indietro a Maroc. Ancora il tocco indietro per Zidane. Maroc, ancora Zidane per il suo scatto e il contrasto positivo da parte di Francisco. Recupero elegante di Mansouri. Zidane, contrasto di Calderè, recupero ancora di Francisco, si chiude la morsa spagnola, spesso in pressing, a tre quarti di campo, nella metà campo spagnola stessa. Questo lancio in avanti per Salinas, attenzione, Calderè tira gol! Gol di Calderè e Spagna in vantaggio. 15° minuto del primo tempo, gol di Calderè. Grande esultanza sia fra i giocatori che fra i tifosi della squadra spagnola, numerosissimi. E il merito, come avete visto, è stato di Salinas, che questa volta non ha individualizzato troppo l'azione come in precedenza, è stato protagonista di un ottimo scatto, di un bell'assist, prontissimo Calderè a centro area, ha segnato il gol dell'1-0. È un risultato questo che promuove la Spagna e condanna l'Algeria. Lancio in avanti di Magerra. Aveva cercato di servire Arcuc, ha recuperato la difesa spagnola. Ricordiamo che è così come grave l'assenza di Gordillo nella squadra spagnola, è altrettanto grave l'assenza della punta titolare del Marocco, Assad. Lo scatto di Camacho, il cross, la respinta del numero 4 Curichi. Siamo quasi al 17° minuto del primo tempo, Spagna 1, Algeria 0. Intanto vediamo che ci sono nuovi problemi per Dries, per l'estremo difensore algerino che probabilmente a questo punto verrà sostituito. E ripetiamo, si era infortunato in occasione di un'azione precedente al gol segnato da Calderè. Il portiere di riserva della squadra algerina è il numero 21, 25enne, si chiama El Hadi Larbi e crediamo che a questo punto sarà opportuno il suo ingresso in campo.
E ricordiamo che la Spagna, prima di questi mondiali, aveva espresso a livello di squadre di club, il Real Madrid, il Barcellona, finaliste di Coppa, un gioco molto moderno, zona, ritmo, pressing. Più difficile garantire lo stesso standard quando si pratica un gioco tanto dispendioso sia in altura, tipo Guadalajara, dove gli spagnoli hanno giocato finora, sia in regime di gran caldo e umidità come qui a Monterrey. Comunque l'inizio della squadra spagnola di questa partita contro l'Algeria è stato piuttosto brillante. Il ritmo è ovvio, l'abbiamo già detto e ripetuto, non può essere oggi elevatissimo. Ricordiamo, la partita è cominciata alle 12 locali. I segnali che giungono dalla zona del campo dove atterra l'estremo difensore Drid ci fanno capire che sta per entrare in campo il portiere di riserva. Ripetiamo, si tratterà del numero 21, El Hadi. Primo piano per l'estremo difensore di riserva della squadra algerina che, come vedete, si sta preparando. È un giocatore di 25 anni del Boufaik, una squadra algerina. La Spagna si è qualificata alla fase finale dei mondiali messicani vincendo il gruppo 7 davanti alla Scozia ed eliminando Galles e Islanda. 4 vittorie, nessun pareggio, 2 sconfitte. Viene portato fuori campo Drid in barella. Drid in un primo tempo aveva dato l'impressione di poter riprendere la gara, ha subito senza responsabilità il gol segnato da Calderé al 15° minuto del primo tempo. Poi, prima di un corner, quello che verrà finalmente battuto fra poco, si è accasciato a terra. Ci auguriamo che non sia nulla di grave, anche se il portiere dà l'impressione di essere svenuto. Forse l'estremo difensore della squadra algerina avrebbe dovuto essere trasportato fuori del campo qualche minuto prima, era chiaro ed evidente che non poteva riprendere la gara. Finalmente entra in campo il suo sostituto, ripetiamo, il numero 21, El Hadi. È pronto a calciare dalla bandierina Victor quando siamo giunti al 20° minuto del primo tempo, ma vale la pena di segnalarlo. È un tempo puramente relativo perché ampio sarà il recupero a causa di 2 interruzioni da parte di Takada. È partito Victor. Recupera Zidane. Lancio in avanti in direzione di Maroc. Ha respinto Gallego. Da Goicoechea ancora in avanti per Calderé. Lo scatto di Calderé al centro per questa conclusione da parte del numero 17, Salinas. È bellissima, è stata la prima parata di El Hadi. Ancora una respinta da parte di Guendouz. Kachisaid. Maroc. Passaggio indietro a El Hadi, che ha già avuto modo di mettersi in evidenza con questa buona parata. Mansouri. Passaggio a Bellumi. Il lancio in direzione di Arcook, che era terminato in posizione di offside. Calcio di punizione per la Spagna. È la fase finale dei mondiali e prima dell'avventura messicana. Complessivamente la Spagna ha disputato 23 partite, vincendone 8, pareggiandone 5 e perdendone 10. Questo è il suo tabellino di marcia, è riferito a tutte le fasi mondiali alle quali ha partecipato la compagine iberica. Il controllo di Goicoechea. L'alleggerimento per Gallego e l'altro difensore centrale.
lo scatto di Thomas, il tocco di Guendouz, la rovesciata di Bellumi. E Victor ha perso palla, recupero di Zidane, Francisco. Buonassolo da parte del regista Francisco, ancora un lancio per Calderè. Ha cercato di servire con una finezza il giocatore Butragueño, ma ha avuto buon gioco la difesa algerina. Majer, Maroc, Zidane, ancora una volta perso palla a beneficio della squadra spagnola. Un lancio in avanti per Butragueño, fuori misura da parte di Gallego, rimessa in gioco algerina. Guendouz, Maroc. Zidane. Passaggio in avanti in direzione di Kachisaid. Ancora Zidane, Kachisaid, Zidane, il suo tiro. È la palla che è terminata di un 4-5 metri a lato. Primo piano per Zidane, giocatore con la maglia numero 14. È un attaccante che milita nelle file del Waterschei in Belgio, di 31 anni. Pronto alla battuta effettuata a Zubizarreta per Camacho. Il lancio in avanti per Calderè. Ha commesso fallo Calderè nel tentativo di liberarsi del controllo di un avversario. La punizione è già stata battuta. Zidane è il trequartista della squadra algerina. Harcook, Zidane. Ancora un tiro da parte di Zidane, molto fiacco, e la parata senza problemi di Zubizarreta. Da Mitchell a Gallego, ancora Mitchell. Il lancio in avanti in direzione di Salinas, protagonista dell'assist per il gol di Calderè. Palla in fallo laterale, rimessa in gioco spagnola. A correre per l'esecuzione il terzino destro Thomas. Ricordiamo, Algeria con un nuovo portiere, già protagonista di un bel intervento, lo vedete ora inquadrato, si tratta del numero 21 El Hadi. Rimessa in gioco di Thomas. Per Salinas, colpo di testa di Guendouz. Mansouri. Ha recuperato palla Thomas, ha commesso fallo Bellumi, punizione già battuta Victor. Da Mitchell ancora Victor. Il tiro diretto da parte di Victor, una bella esecuzione potente ad effetto, e la palla che è terminata di poco a lato. Primo piano per il numero 5 Victor, giocatore di 29 anni, centrocampista del Barcellona. Questa è la settima volta su 11 edizioni alle quali si è iscritta che la Spagna partecipa alla fase finale dei mondiali. Miglior piazzamento nel 1950 in Brasile, cioè il quarto posto. Kachisaid ha recuperato Mitchell, è stato commesso fallo secondo il direttore di gara, crediamo, sullo stesso Mitchell, e così infatti Mitchell è rimasto a terra, è caduto rovinosamente. Il fallo era stato di Maroc. Partita purtroppo molto frammentaria a causa di numerosi infortuni. Sono pronti a battere e a eseguire questo calcio di punizione i giocatori spagnoli mentre assistiamo all'episodio precedente. Come avete visto è stato involontario comunque il fallo del giocatore algerino Maroc sullo spagnolo che si sta rialzando.
un recupero di Catch Side indietro a beneficio di El Hadi. Mansuri, intanto è stato portato fuori campo il numero 21 Mitchell. Lo scatto di Arcook ancora una volta in posizione di fuorigioco, è già la terza volta che accade, calcio di punizione per la squadra spagnola. Per il momento la Spagna dà l'impressione di controllare piuttosto agevolmente la partita. L'Algeria non riesce a fare scattare la sua arma preferenziale, che è il contropiede. Un'Algeria che per il momento continua a giocare con una sola punta, e cioè Arcook, affiancato ma soltanto sporadicamente da Bellumi. Il gioco intanto è ripreso, il controllo è di Curichi. Lancia in avanti fuori misura per il giocatore con la maglia numero 18 della squadra algerina. Rimessa in gioco da parte della Spagna con Victor. Ha ceduto il compito a Thomas. Il controllo di Victor. Thomas. Butragueño ha cercato di eludere la sorveglianza di un avversario, è terminato a terra, calcio di punizione per questo fallo commesso da, su Butragueño da parte del numero 20 Megaria. Grande entusiasmo ovviamente sugli spalti da parte della folta rappresentanza di tifosi iberici, è un 1-0 che vale la qualificazione. È partita la parabola. L'ultimo tocco è stato di Curichi, calcio d'angolo per la Spagna. Se ne incarica Calderè. La respinta di testa di Catch Side, Maroc. In avanti in zona morta la squadra algerina e per 10 undicesimi nella sua metà campo. Thomas. Gallego. L'apertura per Calderè. Victor. Ancora Calderè. Cerca il dialogo con Salinas. Ha potuto ribattere la difesa centrale algerina. Maroc. Majer. Lancio in avanti per Arcook, l'intervento di Goicoechea e la palla in fallo laterale. Ancora una volta non si intendono i giocatori algerini che appaiono in netta crisi in questa fase della gara. Siamo giunti quasi al 30° minuto del primo tempo, il punteggio di 1-0 per la Spagna, grazie al gol segnato al 15° da Calderè. Gallego. Passaggio in avanti a Calderè, indietro a Francisco. L'apertura per Victor, più rapidi sicuramente negli smarcamenti i giocatori spagnoli. Il tocco ancora di Salinas per Victor. Il disimpegno di Mansuri. È stato commesso fallo su Mansuri, viene richiamato soltanto verbalmente il numero 21 Mitchell. Calcio di punizione già battuto. Bellumi. Arcook, Mansuri, lancio in avanti per Zidane, Maroc, il tackle scivolato di Camacho, Catch Side, lancio in avanti per Majer, colto in posizione di fuorigioco. Finiscono spesso e volentieri i giocatori algerini nella trappola del fuorigioco organizzata dalla retroguardia spagnola. Francisco, anche questa volta è fuorigioco, questa volta però sul fronte opposto, era in offside Butragueño.
Mansuri. Passaggio in avanti a Maroc, Majer, Mansuri. Come vedete, in pratica già a metà campo si chiude il gioco algerino. La squadra non riesce in profondità a dare precisione ai suoi lanci, ai suoi inviti, ai suoi assist. Lancio di Francisco per Butragueño. È intervenuto Megaria su di lui. Ha toccato per ultimo Butragueño, rimessa in gioco da parte della squadra algerina. Recupera palla Michel. Butragueño. Ancora Megaria. Da Majer a Bellumi. Arcuk. Majer. Lancia in avanti per Maroc. Il passaggio ad Arcuk. Il tiro diretto da parte di Arcuk, ma è un tiro da lunghissima distanza, da circa 25 metri, senza pretese. E come vedete, i giocatori algerini stanno attraversando un momento delicato, un momento di crisi, stanno anche litigando fra loro in campo. Francisco. Salinas. Ancora Francisco. Dopo due tentativi di dribbling, ovviamente ha perso palla, l'ha recuperata la squadra algerina, lo scatto di Zidane. Bellumi ha fallito questa apertura per Maroc. Intervento durissimo di Majer su un avversario, cioè su Michel, e calcio di punizione per la squadra spagnola. Ammonizione per Majer. Vi ricordiamo che nelle partite precedenti, nelle file della squadra algerina, era già stato ammonito un altro giocatore, e cioè Mansuri. Prima ammonizione della partita, dunque, a spese del giocatore di maggior classe con Bellumi della formazione algerina, e cioè Majer, che è considerato uno dei principali giocatori sul piano tecnico del calcio africano in genere. Come vedete, Majer non è convinto di questa decisione da parte dell'arbitro, che poi lo allontana. Ogni occasione è buona anche per i giocatori non infortunati, per riprendere fiato, per riposarsi, per bere. Ricordiamo, è una giornata caldissima, non ci riferiamo soltanto alla temperatura che oscilla fra i 33 e i 35 gradi, poco fa era di 37 gradi, ma soprattutto al tasso di umidità. Si gioca alle 12, l'ora più calda, nella città più calda del Messico, cioè Monterrey. Thomas, in profondità per Butragueño. È intervenuto pesantemente su di lui Megaria. Ancora un altro fallo da parte della squadra algerina. Goicoechea. Thomas. Il recupero di Megaria. Il tocco di Victor e la palla che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco algerina. Intanto, come vedete sui vostri teleschermi, è rimasto a terra Butragueño, centravanti della squadra spagnola. Curichi, l'apertura per Khachisaid. La palla viene messa fuori dal rettangolo di gioco, cavallerescamente, questa volta dai giocatori algerini, e si presta soccorso a Butragueño, il giocatore che vedete a terra. Ricordiamo che Butragueño è il centravanti di 22 anni della Real Madrid. Compone nella Real Madrid un trio particolarmente quotato e affiatato, assieme alla centravanti della nazionale messicana Sanchez e all'attaccante dell'Argentina Faltano. Ancora Barella purtroppo sul rettangolo di gioco per Butragueño. Assistiamo alla ripetizione e come vedete Megaria ha falciato Butragueño e poteva comodamente trattarsi di calcio di rigore, perché il fallo
è stato commesso di circa mezzo metro entro il limite dell'area. Purtroppo Butragueño è costretto a uscire dal campo in barella. Ci auguriamo che non soltanto questa partita, ma soprattutto i mondiali, debbano perdere una protagonista di sicuro rilievo. Viene restituita palla ai giocatori algerini, la rimessa in gioco sarà dell'estremo difensore, e cioè El Hadi. Intanto si sta scaldando ai bordi del campo il giocatore Eloy, di 20 anni, un giocatore destinato a sostituire probabilmente Butragueño. Lancio in avanti per Arcuc, ancora una volta la squadra algerina dimostra di essere molto carente oggi in fase offensiva a causa dell'assenza della punta titolare Assad. Assad è il giocatore più adatto al contropiede nella squadra algerina, che oggi quindi fatalmente non può scattare. Colto in posizione di fuorigioco Salinas, ancora un calcio di punizione per l'Algeria. 37 minuti nel primo tempo, ma ci sarà probabilmente un ampio recupero. Spagna 1, Algeria 0, grazie al gol segnato al 15° del primo tempo da Calderè. Guendouz, difensore centrale algerino, controlla la palla senza problemi Goicoechea, cioè indietro a Zubizarreta. Una curiosità è rappresentata dal fatto che a causa degli infortuni la coppia centrale difensiva della squadra spagnola è composta contro l'Algeria, qui a Monterrey, in questa gara, da due centrocampisti, cioè Gallego e Goicoechea. Victor, l'apertura per Thomas. Intanto, incredibile, era rientrato in campo Butragueño, è terminato nuovamente a terra. È stato commesso nuovamente fallo su di lui, mentre in un'altra zona del campo è terminato a terra l'altra punta, cioè Salinas. La partita si sta surriscaldando, lo scatto di Zidane, il cross e la conclusione, finalmente la prima della partita, di Bellumi. Primo piano per il regista della squadra algerina, cioè Bellumi. Vediamo questa azione di Zidane, il cross è una conclusione peraltro nettamente fuori misura dell'ispiratore del gioco algerino. Intanto Butragueño, non inquadrato, si è rialzato ed è rimasto a terra Salinas. Francamente non sappiamo dirvi cosa sia accaduto a Salinas, si chiede nuovamente la barella, perché se c'è stato un intervento scorretto da parte di un giocatore algerino, questo intervento è avvenuto mentre la palla era lontana. Stavamo seguendo come voi il gioco e sinceramente non ci siamo avveduti di un intervento su Salinas. Ricordiamo che la barella spesso viene portata in campo non alla luce della gravità di quello che può essere l'infortunio di un giocatore, ma soprattutto per consentire alla gara di riprendere, per consentire una maggiore regolarità all'incontro, che sennò diventerebbe troppo frammentario. Mentre Butragueño si è rialzato in condizioni sufficienti, vediamo che purtroppo Salinas è costretto a lasciare il campo. E avete visto un attimo fa l'episodio di gioco nel quale si è infortunato lo stesso Salinas, quindi abbiamo realizzato che si è trattato di un episodio di gioco un attimo prima che si facesse poi male appena rientrato Butragueño. È stato colpito al ginocchio destro Salinas ed è fuori campo. Il passaggio indietro di Thomas a beneficio di Zubizarreta. Gallego, 40° minuto del primo tempo, 1-0 per la Spagna contro l'Algeria, indubbiamente partita poco spettacolare. Il lancio in avanti per Calderè, il recupero in uscita dell'estremo difensore El Hadi.
scacci side. Lo scatto di Cacci Side, fallo d'ostruzione da parte di Camacho, calcio di punizione per l'Algeria. Intanto accenna a rialzarsi la numero 19 della squadra spagnola, Salinas, ancora comunque ai bordi del campo. Vi ricordiamo che l'Algeria si è qualificata a questa fase finale dei mondiali messicani, eliminando nell'ordine Angola, Zambia e Tunisia. Primo piano per Zubizarreta. È rientrato in campo intanto Salinas, Zidane prepara il tiro, lo effettua e parata da parte di Zubizarreta. Goico Icea. Lancio in avanti di Mitchell, la respinta di testa a beneficio dello scatto di Arcuk per l'ennesima volta in posizione di fuorigioco. Questa è la seconda volta su cinque edizioni alle quali si è iscritta che l'Algeria accede alla fase finale di un mondiale. 4 anni fa, l'abbiamo detto all'inizio, pur battendo la Germania per 2-1, fu poi eliminata. Calcio di punizione per la Spagna a causa dell'offside precedente di Arcuk. Esecuzione di Gallego.
segnale ritarda la manovra. Bellumi è talvolta avulso dalla manovra stessa e Maggère non ha molte opportunità per lanciare la punta a Brook, regolarmente pescato in fuorigioco. Si sente la mancanza di un uomo saettante come Assad in avanti. Un modulo dunque finora troppo rinunciatario, il 4-5-1, per poter propiziare un'autentica reazione. Sta per cominciare il secondo tempo, ricordiamo, sul punteggio di 1-0 per la Spagna sull'Algeria. Da Victor a Mitchell in avanti a Butragueño che scatta. Scatto imperioso di Butragueño, il cross e la respinta da parte del numero 2 della squadra algerina, Guendouz. Calcio d'angolo per la squadra spagnola e se ne incaricherà probabilmente Victor. E lo stesso Victor a portarsi appresso la bandierina. Vi ricordiamo che in fase di qualificazione a questi mondiali i migliori cannonieri delle due squadre erano stati Rincon per la Spagna e Menard per l'Algeria. Mitchell indietro a Victor, ma ha respinto la difesa algerina. A recupero del portiere di riserva della squadra nordafricana El Hadi, che nel primo tempo ha sostituito Dritt. Il colpo di testa di Camacho, il tocco di Butragueño, lo stop di Salinas è andato a contrastarlo nella circostanza Mansuri, rimessa in gioco per la Spagna. Se ne incarica Camacho, capitano. Ha cercato lo scatto Salinas. Ha tentato il dialogo con Victor, respinta di Bellumi, lo scatto di Curichi, Maggère indietro a Curichi. Non si è inteso con il compagno Mansuri, può partire Calderè, Butragueño, il lancio in avanti era un buon lancio a beneficio del terzino Thomas, ma ha avuto buon gioco anche la difesa della squadra algerina. Maggère. L'apertura per Mansuri, rinviene ancora Calderè, molto abile nel portarsi in pressing sui giocatori avversari. Il lancio di Victor in avanti a Salinas, posizione di fuorigioco, calcio di punizione per l'Algeria. Offside segnalato dal guardaline argentino Esposito. Intanto il cielo ora è coperto, la temperatura si è abbassata. Ispira un vento abbastanza irregolare. Maroc. Il passaggio è indietro per Megaria. In avanti per Maggère, il colpo di testa. Il controllo di Goicoechea. Victor. Ancora un lancio in avanti, questa volta in posizione regolare per Butragueño. Buono il tackle scivolato di Megaria a beneficio dell'estremo difensore El Hadi. Arcuc. Salta Bellumi. La respinta di Camacho. Ancora uno stacco di Victor. Bellumi. Arcuc. Spallata da parte di Goicoechea, il giocatore è rimasto a terra. Il gioco prosegue, Calderè. E ancora un fallo da parte del giocatore Megaria su Butragueño. Butragueño è stato toccato duro per la terza volta in questa partita. E da parte del giocatore algerino si è trattato probabilmente di una sorta di vendetta a causa di un intervento commesso sul fronte opposto sull'attaccante Arcuc da parte di Goicoechea. Infatti vedete che anche Arcuc è terminato a terra.
due giocatori infortunati, dunque, in una partita purtroppo resa frammentaria proprio dagli infortuni, vale a dire Arcuk e Butragueño, le due punte più avanzate di Algeria e Spagna. Assistiamo alla ripetizione dell'episodio nel quale, se infortunato, crediamo da solo Arcuk. Indubbiamente c'è stata una spallata di Goicoechea, ma come avete visto poi il giocatore è caduto quasi in spaccata e crediamo che questo tipo di distorsione abbia creato i maggiori danni. Intanto si è rialzato Butragueño. Si rialza per fortuna anche Arcuk. Ricordiamo Arcuk, numero 13, giocatore, attaccante di 30 anni del Mascara. È il sostituto della punta titolare Assad. Calderè. Respinta di Mansouri. Thomas. Passaggio in avanti per il regista Francisco. Da Gallego in avanti per Butragueño in posizione di offside. Sono anche abili non soltanto i giocatori spagnoli ma anche quelli algerini nel far scattare la trappola dell'offside. Entrambe le squadre, lo ricordiamo, giocano a zona in difesa. Assolo di Majer, la respinta di Francisco, catch side, il controllo di Mitchell. Stop a seguire di Calderè, apertura per Camacho, in avanti a Salinas, rinviene su di lui Curichi, mette la palla in fallo laterale e rimessa in gioco spagnola. Il tecnico della Spagna, si chiama Miguel Muñoz, è stato uno dei giocatori chiave del grande Real Madrid, vincendo 6 Coppe dei Campioni. Allena la squadra dopo Kubala e Santa Maria. Ancora un contrasto abbastanza violento fra il giocatore Bellumi e il numero 5 Victor. Calcio di punizione per la Spagna. Pronto per la rincorsa Camacho. È libero intanto al vertice dell'area Victor, partita la parabola. Il colpo di testa da parte di Salinas, anzi del numero 8 Goicoechea in proiezione offensiva, e la palla che è terminata fuori dallo specchio della porta. Primo piano per Muñoz, al quale ci riferivamo qualche istante fa. Un allenatore che ha diretto nel campionato spagnolo Granada, Las Palmas e Siviglia prima di approdare in nazionale. Majer. E anche in questa parte iniziale del secondo tempo, sono trascorsi 7 minuti, l'Algeria non dà l'impressione di poter reagire in modo autentico a un risultato che le dà torto. 1-0 per la Spagna. Lo scatto di Bellumi per il tunnel a spese di Victor. Zidane, opportunità per la squadra algerina. Bellumi, il tiro di Bellumi respinto. Ancora un pallone in avanti per i giocatori algerini, ma era terminato in fuorigioco Zidane. Da Calderè a Mitchell. In profondità per Butragueño, velocissimo. Il cross è stato smorzato dalla numero 2, Guendouz, per la rimessa in gioco da parte dell'estremo difensore El Hadi. Parte catchside. Temperatura più fresca, ritmo leggermente più elevato. Marocco. È terminato a terra il giocatore. Calcio di punizione ancora per l'Algeria. Il tecnico dell'Algeria si chiama Rabah Saadane, ha 47 anni ed è selezionatore della nazionale dal gennaio dell'85.
scatto di Maroc, la respinta di Thomas, ancora Thomas. Gallego e Victor. Passaggio in profondità per Mitchell, in avanti per Salinas ed è ancora fuori gioco. Stanno tentando, proprio attuando la trappola del fuorigioco, i giocatori di Sadane, ora inquadrato, di spostare in avanti il baricentro del loro gioco alla ricerca dell'1-1. È stato commesso fallo su Maroc, ha battuta già la punizione. Mansouri, Kuriki, Bellumi, Majer, non si chiude il triangolo con Bellumi, Kacisaid, Arkuk, ancora Kacisaid, terminato a terra sul contrasto da parte di Gallego, calcio d'angolo per la squadra algerina. Sono trascorsi quasi 10 minuti dall'inizio del secondo tempo, Spagna 1, Algeria 0, grazie al gol segnato da Caseré. Opportunità per la squadra algerina, Guendouz, tiro respinto da Goicoechea. Stanno accennando ad un forcing, ad un serrate i giocatori algerini. Ancora una possibilità su questo calcio d'angolo. Primo piano per Zubizarreta. Calderè. Il contrasto di Megari a Calderè. Ottimo disimpegno da parte di Calderè. Scambio con Victor Camacho. Lancio in avanti per Butragueño, smarcato. Butragueño. Lancio in avanti per Mitchell, ma ancora una volta era scattata, questa volta forse in modo discutibile, la trappola del fuorigioco, segnalato dall'argentino Esposito. Majer. Lancio in avanti per Arkuk. La respinta di Camacho. Gallego e Victor. Intanto la squadra algerina sta per mandare in campo finalmente un altro attaccante, e cioè il numero 9 Menaz. Scatto di Butragueño, il recupero da parte di El Hadi. Kacisaid, il lancio in avanti per Arkuk, l'uscita di Zubizarreta. Francisco. Butragueño. Lo scatto da parte di Francisco, il cross, il tiro al volo di Salinas, il recupero di Victor e la grande parata ancora del portiere algerino. È la seconda volta che vediamo impegnato il numero 21 El Hadi, portiere dell'Algeria, anche in questa circostanza. È stato molto pronto. Ripetiamo, sta per avvenire un avvicendamento nella squadra nordafricana. Sta per entrare in campo un'altra punta, cioè il numero 9 Menaz. Mansouri. Majer. Era stato a lungo in dubbio prima di questa partita, probabilmente sta giocando in condizioni fisiche non ideali. Guendouz. Passaggio indietro a El Hadi. Sale l'incitamento dei tifosi spagnoli. Rimessa in gioco da parte di El Hadi. Colpo di testa di Arkuk. Zidane. Scatto di Zidane, il tiro, la respinta di Gallego. Mitchell, Butragueño, ancora una volta velocissimo a mettersi in movimento. Calderè, è ancora una volta fuori gioco.
Questo primo piano è per Zidane, il trequartista della squadra algerina, non particolarmente brillante, che lascerà il posto fra qualche istante al numero 9, e cioè Menad, un attaccante autentico. Esce dal campo dunque Zidane, numero 14, mezza punta, attaccante di 31 anni della squadra belga del Waterschei. Ed entra in campo, lo vedrete fra qualche attimo, il numero 9 Menad, 25 anni, del Yet Tizi Ouzou, una squadra algerina. La respinta di testa di Camacho. Francisco gli ruba palla a Maroc. Mansouri. Maguer. Il cross di Maguer. Fuori gioco di Arcuc. Calcio di punizione per la Spagna. È una partita dominata dalla trappola dell'offside su ambedue i fronti. Inquadratura per Takada, direttore di gara giapponese coadiuvato da Akong delle Mauritius ed Esposito argentino. Gallego. Passaggio indietro a Zubizarreta. Negli ultimi campionati europei la Spagna si è classificata al secondo posto alle spalle della Francia di Platini. I cosiddette furie rosse avevano ottenuto il diritto a partecipare alla fase finale grazie ad una pirotecnica vittoria contro la nazionale maltese, 12-1. Ricordiamo che la Spagna ha anche vinto i campionati europei nel 64 ai tempi di Suarez. Lo scatto di Camacho, la spallata di Maguer. Calcio di punizione senza esitazioni, come avete compreso dalla mimica di Takada, a favore della squadra spagnola. Viene allontanato Bellumi sulla sfera Calderè. Siamo al 15° minuto del secondo tempo, 1-0 per la Spagna sull'Algeria grazie al gol segnato da Calderè. Rincorsa di Camacho. Menad. Mansouri, scatto del terzino dalle retrovie. Il lancio in avanti per Menad, il colpo di testa di Camacho. La palla che termina fuori per la rimessa in gioco algerina. Kachi Said. L'apertura per Maguer. Indietro a Kouriki. Guendouz. Kachi Said. In avanti per questa combinazione a beneficio di Maroc. Il cross, il colpo di testa da parte del giocatore della squadra algerina Arcuc. E grande pericolo per Zubizarreta. E vedete Bellumi che va a consolare Arcuc. Un intervento acrobatico su un pallone che si sarebbe insaccato sotto la traversa. Ancora uno stacco da parte di Kouriki, ma stavolta la palla è nettamente alta. Kouriki, uno dei due difensori centrali della squadra algerina, assieme a Guendouz. L'Algeria è una nazionale molto giovane calcisticamente, è da notare che la federazione algerina è nata appena nel 1962, contemporaneamente alla proclamazione d'indipendenza del paese dalla Francia. L'impronta del calcio francese su quello algerino comunque è stata determinante. Ha fallito il controllo Salinas, Mansouri, Guendouz. Indietro a El Hadi. Intanto è pronto a entrare in campo un altro giocatore spagnolo, cioè il numero 7 Señor. Si tratta di un centrocampista.
Francisco, scatta intanto Calderè. Il passaggio per Butragueño, il cross, Salinas e l'altra parata spettacolare, esattamente la terza, da parte di questo estremo difensore della squadra algerina che non fa rimpiangere il titolare, cioè El Hadi. Un altro bel recupero difensivo di Calderè, tutto fare della squadra spagnola, lo scatto di Butragueño e solo la respinta del portiere della squadra algerina. Ancora un tentativo dalla lunghissima distanza di Mitchell, che avrebbe potuto servire Butragueño, ancora smarcato, e la palla è oltre la linea di fondo. Inquadratura intanto per il numero 7 Señor, che sta per entrare in campo in luogo del numero 21 Mitchell. Esce dal campo leggermente claudicante Mitchell, un giocatore di 23 anni, centrocampista del Real Madrid. Prenderà il suo posto, e lo vedrete fra un attimo, il numero 7 Señor, centrocampista di 28 anni della Real Saragossa. Due sostituzioni nelle file della squadra algerina, cioè El Hadi in luogo del portiere Drid e Menad in luogo del numero 14 Zidane. Una sostituzione ora nella squadra spagnola. Entrato in campo Señor in luogo di Mitchell. Menad aveva cercato lo scambio con Majer, la combinazione non è riuscita, recupera la difesa spagnola. La porta di Zubizarreta ha corso qualche pericolo, ma per la verità molto episodicamente. Sul piano strettamente del gioco, la formazione algerina è riuscita a creare poco in questa gara. Majer. L'apertura per Kachi Said, davanti a lui c'è Victor. Majer. Aveva cercato di triangolare con Menad, recupera la squadra spagnola. Con questo lancio in avanti per Francisco, scattano Salinas e Calderè, il cross e ha ribattuto con il corpo Guendouz. Calcio d'angolo dunque per la formazione iberica, che sta vincendo per 1-0 sull'Algeria grazie al gol segnato da Calderè. Porta presso alla bandierina il centravanti Butragueño. Primo piano intanto sempre per il portiere El Hadi, protagonista già di tre parate dopo aver sostituito il titolare Drid. Il colpo di testa di Goicoechea. Il recupero di Camacho, il suo tiro e la palla che è terminata sopra la traversa. Primo piano per Camacho, che è il capitano della formazione iberica, un giocatore di 31 anni impiegato solitamente come difensore centrale. Oggi è tornato nel ruolo originario di terzino. Rimessa in gioco da parte di El Hadi, il colpo di testa di Kachi Said, quello di Camacho, Señor. Da Francisco in avanti a Calderè. La palla tuttavia è terminata al di là della linea del palo laterale, rimessa in gioco algerina. Bellumi.
Passaggio in avanti a Darcook. La sua apertura per Maroc. Majer è contrastato da Thomas in modo abbastanza rude, come vedete. Secondo l'arbitro è tutto regolare. In avanti ancora Francisco. Un lancio in avanti in posizione regolare. Ancora Calderè e la palla in rete. Non c'è nessuna segnalazione da parte del guardaline e il gol, il raddoppio è di Calderè. 22esimo minuto nel secondo tempo fra le proteste dei giocatori algerini e gol di Calderè. Calderè giungeva da dietro rispetto al passaggio del compagno e quindi riteniamo che questo gol sia valido. Intanto vi informiamo che sul terreno di gioco da qualche minuto è entrato in campo un altro uomo, un sostituto nella formazione iberica. Si tratta del numero 20, Eloy. Il giocatore Eloy è un attaccante di 21 anni dello Sporting Gijón. Lo avevamo visto scaldarsi in precedenza. Bellumi. L'apertura per Mansuri. Il recupero di palla da parte di Victor. Dal signore in avanti per Salinas, ma è intervenuto Catchside. Il recupero di Curichi, l'intervento di Camacho, lo scatto da parte di Calderè e il recupero ancora di Curichi. Arcuc, il tocco da parte di Francisco, Eloy. Francisco aveva cercato il lancio per Camacho ma era terminato in fuorigioco Salinas. Intanto vediamo che a scopo precauzionale il giocatore Eloy è andato a sostituire il centravanti Butragueño. Anche la Spagna dunque ha operato due sostituzioni. Sono entrati in campo Señor ed Eloy. Inquadratura per il guardaline argentino, e cioè Esposito, che è stato messo sotto accusa in precedenza dai giocatori algerini e reclamavano il fuorigioco sull'azione che ha propiziato il gol di Calderè, il raddoppio al 22esimo minuto del secondo tempo. Rimessa in gioco di Thomas. Victor. È intervenuto Catchside, buon contrasto di Gallego, Eloy, il tiro e il gol! E anche questa volta i giocatori algerini sono rimasti fermi nel tentativo di far scattare la trappola del fuorigioco. Eloy li ha beffati e ha segnato. Eloy che in questa ripresa sta sostituendo il centravanti titolare Butragueño. La partita si può considerare dunque ormai chiusa. Spagna 3, Algeria 0 con i gol segnati nel primo tempo al 15esimo da Calderè, nella ripresa al 22esimo da Calderè ancora e quindi al 25esimo da Eloy. Ecco il gol di Eloy. Il bel passaggio era di Gallego e da questa posizione francamente non sappiamo dirvi se era fuori gioco o no, ma ci pare proprio che Salinas ed Eloy siano scattati in posizione regolare al momento del lancio. La difesa algerina è scattata in avanti ma è stata beffata.
Vi ricordiamo che nella squadra spagnola il numero 7 Señor ha sostituito il numero 21 Mitchell e il numero 20 Eloy ha sostituito il numero 9 Butragueño. Sono dunque Eloy e Salinas le punte della squadra spagnola in questa parte conclusiva della gara. La respinta di testa di Gallego e la parata senza difficoltà di Zubizarreta. Camacho, lo scatto di Calderè. Ancora Camacho. È terminato a terra Camacho, calcio di punizione per la squadra spagnola. Tocco indietro per Goico Icea, vi ricordiamo che sono due centrocampisti oggi a operare come difensori centrali nella squadra spagnola, e cioè Gallego e Goico Icea. Ha perso palla Señor, il colpo di testa di Eloy. Guendouz. Da Megari a Curichi. È saltato in vano Maggier, contrastato da Thomas. Ha recuperato palla alle sue spalle Gallego. Camacho. Da Señora Francisco. Fallita questa combinazione, questo lancio in profondità, scatta Cacciside. In avanti per Maggier, recupero di Gallego. E presa senza difficoltà di Zubizarreta. Señor, il lancio in avanti ancora per Eloy. È stato tuttavia anticipato dall'estremo difensore El Hadi. Curichi, intervento da parte di Victor, ancora Victor. Ha cercato di servire Eloy, ma questo lancio in diagonale è fuori misura. Rimessa in gioco algerina. Nella rosa della Spagna i blocchi dominanti sono quelli del Real Madrid con 7 uomini e del Barcellona con 5. Due giocatori per l'Atletico Bilbao, per l'Atletico Madrid e per lo Sporting Gijón. Goico Icea ha lasciato la palla a Zubizarreta. Gallego. Va spesso ad aggiungersi in proiezione offensiva come ora ai centrocampisti, tornando al suo ruolo naturale. Gallego. Il cross. Curichi. Salinas. Calderè. E ha mancato di un soffio il terzo gol personale, il quarto per la Spagna, Calderè. Si rialza il giocatore spagnolo Calderè, 27 anni, centrocampista tuttofare, all'occorrenza anche attaccante del Barcellona. Maroc. Curichi. Cacciside davanti a Victor. Guendouz ha vinto il contrasto con Victor, ancora Guendouz. 30° minuto della ripresa, 3-0 per la Spagna sull'Algeria. Il tiro di Arcuc, un buon tiro, si era già esibito dalla lunga distanza Arcuc in precedenza, e la sfera è terminata sopra la traversa. Nella rosa dell'Algeria ci sono ben 8 giocatori su 22 che militano nel campionato francese, uno nel campionato portoghese e uno nel campionato belga. Vi rammentiamo che la stella Bellumi ha voluto a tutti i costi restare in patria, nonostante le richieste che gli erano pervenute dopo il Mondiale dell'82. Maggiore gioca invece dell'altro
altra pedina trainante della squadra, nelle file della squadra portoghese del Porto. Calderè aveva cercato di lanciare Señor, il lancio completamente fuori misura, rimessa in gioco dell'Algeria. Cacci Said. L'apertura per il terzino Megaria. Guendouz, Majer, ancora Majer, ricevuto da Menat, insistono molto nell'1-2 i giocatori algerini, ma la morsa difensiva della squadra spagnola è molto efficace. Scatto intanto di Eloy, è rinvenuto su di lui Maroc, anzi Cacci Said. Hanno reclamato più che i giocatori tifosi spagnoli il penalty, ma il gioco prosegue in possesso di palla Bellumi. Intanto si smarca Menad. Respinta di Thomas. Squadra algerina ormai scoraggiata. Victor. La respinta di Mansouri, ancora Victor. Señor. Il tiro di Señor. E la parata da parte di El Hadi. Nell'ultima edizione dei mondiali fu grande la delusione dei tifosi spagnoli che videro la loro squadra fermarsi in casa al secondo turno della fase finale dopo una vittoria, due pareggi e due sconfitte. È terminato a terra intanto Majer sul contrasto di Thomas, calcio di punizione per la squadra algerina. Questa è la prima volta nella storia del calcio che si affrontano Algeria e Spagna. Ripetiamo, al 33esimo minuto del secondo tempo sta vincendo la Spagna per 3-0, largamente, senza particolari difficoltà. Primo piano per Zubizarreta, portiere dell'Atletico Bilbao. Il modulo della squadra spagnola in questa ripresa non è cambiato in modo determinante. Eloy ha preso il posto di Butragueño ed Eloy è un giocatore ugualmente scattante e agile, seppure meno quotato rispetto a Butragueño. Parte Bellumi, il suo tiro nettamente alto sopra la traversa. Ma intanto vediamo che il direttore di gara, giapponese Takada, ha dato l'opportunità agli uomini algerini di ripetere questa esecuzione perché la barriera spagnola non aveva rispettato la distanza regolamentare. 34esimo minuto della ripresa. Majer, questa volta l'esecuzione è più felice, ha toccato la palla con una mano, Zubizarreta, calcio d'angolo per l'Algeria. Dal 1982, all'inizio di questo mondiale messicano, la Spagna ha disputato 34 partite vincendone 19, pareggiandone 9 e perdendone 6. Primo piano per Bellumi dalla bandierina. Il colpo di testa ancora una volta di Curichi e la palla che è terminata oltre la linea di fondo. Uno dei limiti di questa squadra algerina è rappresentato dal gioco aereo e è necessario l'avanzamento dell'alto difensore centrale Curichi dalle retrovie per creare qualche problema proprio nei colpi di testa alla difesa avversaria. Señor ha cercato di servire Calderè, il contrasto è stato del numero 16 Mansouri.
rimessa in gioco di Camacho. Calderè, Eloy, lo scatto di Señor, il contrasto falloso di Bellumi, calcio di punizione per la Spagna. Inquadratura per Señor, che in questo secondo tempo ha preso il posto del numero 21 Mitchell. Vi ricordiamo che il giocatore Señor, la maglia numero 7, non deve ingannare, è un centrocampista della Real Saragozza. Le punte nella ripresa sono Salinas ed Eloy. Parte Francisco, questa volta è nettamente fuori gioco, è scattata positivamente la trappola della squadra algerina, era in fuori gioco Victor. Da Guendouz indietro alla portiera El Hadi. La respinta di Thomas, Majer, lo scatto di Majer, il contrasto di Thomas, rinviene sulla palla Thomas, poi Majer è terminato a terra, ma il gioco prosegue. Victor, Eloy, ancora Victor, la respinta da parte di Guendouz, ancora Victor, l'apertura era per il giocatore Salinas, Señor, Salinas, e questa volta scatta il fuorigioco, calcio di punizione per la squadra algerina, ancora una volta segnalato dalla guardalinea di destra l'argentino Esposito. Bellumi, Maroc, Menad, non ha cambiato faccia sicuramente dalla partita, il suo ingresso in campo, ed è Gallego a lasciare la palla tranquillamente a Zubizarreta. Victor, Señor, 37esimo minuto della ripresa, 3-0 per la Spagna sull'Algeria. Guendouz, Maroc, Menad, Arcuk, Bellumi, Majer, riparte in disimpegno Victor, doppio dribbling. Contrasto di Guendouz, ha avuto la peggio il giocatore Victor, Bellumi, Guendouz, Arcuk, Menad, Majer, il tiro respinto da Camacho, probabilmente con un braccio, ma crediamo in modo del tutto involontario. Eloy ha preso il posto di Butragueño negli schemi offensivi della Spagna. Francisco, Gallego, da Victor ancora Gallego, lancio in profondità per Eloy, la posizione di fuorigioco non crediamo sia stata sua bensì di Salinas. Il calcio di punizione per l'Algeria è già stato battuto. Lo scatto da parte di Bellumi, Calderè, Menad, Arcuk, Bellumi, Menad, il tiro di Menad è la palla che è terminata di un 2-3 metri a lato. Queste sono le giocate che avevamo ammirato in Spagna 4 anni fa da parte della squadra algeria, ma evidentemente sono giocate che la squadra algerina oggi non è riuscita assolutamente a mettere in pratica, nonostante che qualche giorno fa contro il Brasile questa stessa squadra avesse disputato un ottimo inizio di secondo tempo, almeno un 20-25 minuti contro il grande Brasile.
Camacho. Salinas, tiro di Calderè, palla lato di un soffio. Calderè, grande protagonista di questa partita, centrocampista tuttofare del Barcellona, autore di due gol nel primo tempo al 15° e nella ripresa al 22°. Dai mondiali di Spagna fino a prima dell'avventura messicana, l'Algeria aveva disputato 42 partite, vincendone 17, pareggiandone 11 e perdendone 14. In questo mondiale si tratta della seconda sconfitta. Gli algerini avevano perso contro il Brasile e stanno perdendo ora contro la Spagna nettamente. Intanto è tornato ad esplodere il caldo che sta condizionando in pieno la squadra algerina. Un lancio in avanti per Majer, posizione di fuorigioco, calcio di punizione per la Spagna. Da Thomas a Goikoetxea. Da Señor a Eloy che scatta, posizione regolare. Il dribbling di Eloy, il passaggio a Calderè, il tiro, la respinta, attenzione al tiro di Salinas che è terminato alto. Una grande opportunità fallita probabilmente per deconcentrazione da parte dei giocatori spagnoli, in vantaggio già di 3 gol. Primo piano per Salinas. Salinas numero 19, un attaccante di 23 anni dell'Atletico Bilbao. Maroc. Contrasto di Goikoetxea, Maroc è terminato a terra, calcio di punizione per l'Algeria quando mancano ormai 3 minuti allo scadere. Menad. Il passaggio in diagonale per Camacho. Ancora un invito per Calderè. Salinas. Ormai i difensori algerini non rispettano più le posizioni, la Spagna ha la possibilità di aumentare, sulla carta il bottino, Eloy ha fallito la combinazione con Señor. Majer. Il recupero senza difficoltà da parte di Francisco e il passaggio indietro a Zubizarreta che si permette anche il lusso di palleggiare come avete visto. 42° minuto, 50 secondi nella ripresa. Da Thomas a Zubizarreta. Partita assolutamente senza storia. Il colpo di testa a rinviare del terzino Megaria. Rimessa in gioco della squadra spagnola e primo piano ancora per il giapponese Takada. Camacho. Il recupero di Bellumi, Majer, Menad, il cross per Arcuc, la respinta da parte della squadra spagnola, ancora Menad, Majer in area, la respinta di Camacho, Arcuc, un cross per Bellumi che ha fallito l'aggancio. 43° minuto, 45 secondi di gioco nel secondo tempo. Intanto vediamo che accorre il direttore di gara, Takada, che forse con un pizzico di severità è andato ad ammonire Goikoetxea che stava perdendo tempo. Forse comunque Goikoetxea avrebbe meritato già l'ammonizione in precedenza a causa di un intervento scorretto su un avversario. E la seconda ammonizione della partita, la prima era ai danni dell'algerino Majer. Maroc.
un intervento pesante ancora da parte di Goicoechea, che sta rischiando l'espulsione, ma mancano ormai pochi secondi al termine della gara. Secondi allo scadere mentre si va appostando la barriera iberica. Sulla palla, pronti all'esecuzione della punizione, ci sono Arcuk, Bellumi e Cacisside. Parte il tiro di Arcuk, buon tiratore, e respinta di Zubizarreta. La palla per il guardalinea è giustamente uscita, calcio d'angolo, come vedete il tempo è ormai scaduto. Ancora un cross per il controllo di Bellumi, il tiro, Arcuk, la finezza a beneficio di Bellumi non raggiunto dalla palla. Kurichi, passaggio indietro assolutamente scoraggiante, scoraggiato verso El Hadi, niente da fare per l'Algeria. È proprio in questo istante terminata la gara sul risultato di 3-0 per la Spagna sull'Algeria. I gol sono stati segnati nel primo tempo al 15° da Calderè e nella ripresa al 22° ancora da Calderè e al 25° da Eloy. Vediamo le sostituzioni nella squadra spagnola. È entrato il numero 7 Señor in luogo di Mitchell e il numero 20 Eloy in luogo di Butragueño. Nell'Algeria è entrato in campo il numero 21, cioè il portiere di riserva El Hadi in luogo di Drid, e il numero 9 Menard in sostituzione di Zidane, ammoniti Goicoechea per la Spagna e Majer per l'Algeria. A questo punto possiamo anche darvi la classifica finale del raggruppamento del girone D: Brasile 6, Spagna 4, quindi Brasile e Spagna qualificate, Algeria e Irlanda 1. La telecronaca di Spagna-Algeria si conclude qui. Da Monterrey, Carlo Onesti vi ringrazia per la visione e per l'ascolto e vi augura un buon proseguimento di trasmissione.